Salve a tutti, siamo ancora una volta a parlare del comportamento poco corretto del gestore del servizio idrico della città di Arezzo e della sua provincia, cioè Nuove Acque. Sentiamo cosa è successo. Dalla settimana scorsa Nuove Acque ha iniziato a mettere in pratica la disposizione che abbiamo fatto inserire nei regolamenti dall'autorità idrica toscana dopo i distacchi noti del 2016, facendo in modo di mettere un limitatore di flusso anziché la sospensione ai morosi. Gli utenti morosi sono soggetti a dover pagare perché gli viene tolta di fatto l'acqua, quindi praticamente non avendo altre vie di scampo, uno che anche contesta alcune parti della fattura è costretto a dover subire l'intimazione al pagamento e provvedere al pagamento, magari con riserva di rivalersi su Nuove Acque successivamente, ma intanto deve pagare se rivuole una goccia d'acqua, perché questi limitatori di flusso che loro dicono essere sufficienti a garantire l'acqua ai cittadini benché morosi, praticamente non lasciano passare niente all'abitazione dell'utente, non gli arriva nei rubinetti e neanche negli impianti sanitari, quindi neanche nelle cassette del WC, quindi lasciano le persone in una situazione di cui non ci si deve vergognare. E quindi abbiamo creduto opportuno di intervenire presso l'autorità idrica toscana e Nuove Acque per chiedere loro di sospendere questa azione. Nuove Acque non guarda in faccia nessuno, toglie l'acqua a tutti quegli utenti che si sono autoridotti le fatture in osservanza al referendum del 2011, ma lascia senza acqua anche tutti quegli utenti, quelle famiglie che sono colpite dalla crisi evidente che stiamo vivendo in questo periodo e che non possono pagare le fatture. No, Nuove Acque magari lo sa anche che la situazione non è un contesto tale che consenta alle persone, alle famiglie di pagare agevolmente le fatture, anche quelle di Nuove Acque. Anzi, devo dire che ultimamente con i provvedimenti presi, che per le utenze deboli cosiddette sono state peggiorate quelle condizioni, perché alle utenze deboli non gli viene di fatto applicato quello che prima facevano fino al 2016, che era quello di applicargli una tariffa dimezzata di tutte le voci della bolletta. E adesso invece sono chiamati a pagare immediatamente la tariffa piena come tutti, anche quelli bisognosi, e poi dopo riceveranno un bonus, una specie di elemosina che gli verrà fatta dopo nelle fatture successive, 20 euro a bolletta, qualcosa del genere. Questa noi l'abbiamo criticata, ma il fatto invece che a noi ci fa inviperire è il fatto che loro sanno che non fanno passare l'acqua mettendo questo strumento e come la legge li obbliga a mantenere un flusso utile al fabbisogno necessario alla famiglia che viene servita, non facendolo si espongono anche a una ritorsione che noi provvederemo a fare con un esposto alla magistratura per interruzione di pubblico servizio. Non possono interrompere il servizio a nessuno per morosità. La morosità viene trattata, viene agevolato il rientro, viene chiesto l'intervento di un fondo che c'è apposito e noi non vogliamo distinguere fra morosi che sono involontariamente morosi per una questione di situazione economica di difficoltà, ma non li vogliamo neanche distinguere da coloro che sono invece risultano morosi, sono considerati morosi da Nuove Acque perché si sono autodedotti, pagando le fatture negli anni sempre puntualmente, ma autodedotti quella parte, quella quota che rappresenta ancora tuttora dopo l'abrogazione referendaria è presente nella bolletta, cioè quella che è la remunerazione del capitale investito. A questo proposito voglio specificare che è in corso tuttora un procedimento al Consiglio di Stato avverso questa reintroduzione sotto mentite spoglie di quello che abbiamo tolto col referendum del 2011. Restate con noi un attimo e torniamo subito con Sportello Reclame, a tra poco.
Nuove Acque aveva promesso di non togliere l'acqua a nessuno. Ci riferiamo a quegli episodi di slaccio nei confronti degli utenti morosi, considerati tali anche se non tutti lo sono, e aveva detto, aveva sbandierato ai 420 nel corso di una conferenza stampa, che in questi casi avrebbe messo un limitatore all'erogazione dell'acqua. Però di fatto, e sentiremo la testimonianza di questa persona che stiamo per intervistare, queste persone praticamente rimangono senza acqua comunque e in ogni caso. Sentiamo. Ieri mattina andemmo via con mia moglie e noi siamo soli in casa, siamo soli. E al ritorno, verso mezzogiorno e mezzo, mi sono accorto che non passava l'acqua. Dico, ma ho aspettato un poco perché dico, a volte c'è qualche interruzione. Poi dopo nel primo pomeriggio ho domandato al vicino, dico, ma te ce l'hai l'acqua? E lui ce l'aveva l'acqua. Allora ho pensato subito al discorso delle nuove acque, che non avessero chiuso o meno il contatore, perché l'avevano più volte fatto per altri clienti. Ho telefonato e loro mi hanno detto, ma sì, vedrà che è senz'altro che siamo stati noi, però ancora l'operatore c'ha da rientrare. Ho riattaccato lì per lì. Poi sono andato a vedere esattamente se passava l'acqua, ma di acqua non ne passava niente, perché il contatore c'ha una rotellina, se quella rotellina, anche se gira poco poco, ma era bloccata, praticamente non passava niente. E allora sono ritornato, ho ritelefonato sempre alle Nuove Acque e gli ho detto, dico, ma dovevate garantire il passaggio, cioè per il consumo, un passaggio, uno spicciolio d'acqua? E dice, mica hai detto, mi ha risposto. A quel punto lì ho riattaccato e eccomi qua. Ecco, ma quello che noi ci chiediamo, questa famiglia come fa? E niente, ora sono costretto ad andare alle Nuove Acque a pagare quello che devo, insomma, io non lo so. Dobbiamo di nuovo precisare una cosa molto importante: questa persona non è morosa, cioè questo paga regolarmente le fatture, autoriducendo la fattura della voce della remunerazione del capitale, cioè del profitto, che è stato abolito dal referendum del 2011. Quindi di fatto questo comportamento da parte di Nuove Acque è totalmente illegale. Praticamente era il discorso del famoso referendum sulle Nuove Acque, che vincemmo e noi volevamo che fosse attuato, no? Invece la situazione è questa qui. Atteggiamento da parte di Nuove Acque poco corretto, anzi, precisiamo, per nulla corretto. Per me è un atteggiamento, io l'unica cosa che detesto sono le bollette dell'acqua. Dopo io il resto per dell'Enel e metano non me la metto. Quello che detesto queste bollette dell'acqua, perché loro vogliono fare, insomma, sono i padroni, però voglio dire, non si dà addosso tutta ai cittadini e fare spendere dei soldi e fuori della norma che non gli si aspetta pagare per il momento. Poi dopo vediamo in seguito come va la situazione e non lo so, c'è tante cose da dire, però purtroppo il coltello da parte del manico l'hanno anche loro, però bisogna guardare ad averla anche noi un po', no? Grazie per essere stati in nostra compagnia, finisce qui l'odierno appuntamento di Sportello Reclami. Alla prossima. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.